Gianluigi Maffei, vicepresidente della Manfredo Giuliani, ci racconta la storia di Ponticello. Sì, allora, ai tempi in cui mi sono occupato di Ponticello avevo una opinione dei borghi che si erano formati in questa valle specifica del Caprio, perché per confronto con tutte le altre aree hanno delle particolarità molto molto significative. A nostro giudizio l'insediamento originario è un insediamento antico, diciamo tardo romano, di villaggio agricolo in questa bella piana del Caprio, che era molto facilitata dalle acque e per cui anche molto produttiva dal punto di vista agricolo. Insieme ad altri borghi di questo tipo faceva tutto un sistema nell'ambito del Caprio, che però è entrato in crisi, diciamo, in un momento di invasioni barbariche e successivamente di invasioni che evidentemente rendevano insicuro il luogo. Cosa è successo? Che il villaggio di suo, come sua compattezza, era fatto da dei grossi recinti in cui all'interno c'erano le case, le stalle, una parte di orto, per avere quel minimo di sicurezza che però in epoca tardo romana ancora c'era, perché ancora lo Stato funzionava. Diciamo che dal V-VI secolo in poi, con le invasioni barbariche, le lotte tra bizantini e longobardi, eccetera, viene una caratteristica del confine del Caprio che diventa elemento di, diciamo così, di confine, come dicevo prima, tra due potentati, per cui la zona si deve in qualche maniera fortificare. Cosa vuol dire? Che ciascuna di queste case, diciamo di questi grossi recinti, in una posizione nodale, diciamo in un angolo, viene costruito una cosiddetta casa torre, quella che oggi noi chiamiamo casa torre, che non era altro che una struttura murata, forse tra le prime, perché di documentazioni archeologiche di case precedenti murate non ce ne sono. Le cose che sono state trovate anche a Filattiera sono tutte robe fatte di paglia, di legno e al massimo con una piccola base di fondazione fatta di pietra. Ecco, qui invece nascono, ovviamente molto più tardi rispetto a questi periodi, proprio addirittura a conseguenza delle lotte tra Pontremoli Comune e tutti i marchesati Malaspina, viene fortificata una parte della casa costruendo delle grosse diciamo stanze, noi le chiamiamo cellule in realtà, di dimensione anche discrete, dai 6x6 ai 7x7 metri quadri, che di muratura in pietra, normalmente coperte a volta, o a volta a padiglione o a volta a botte, questo è un po' diverso, dipende. E essenzialmente la caratteristica fondamentale è che c'era un piano terra che non arrivavi dall'interno, ma c'era poi un primo piano che era quello a cui si arrivava con una scala esterna, una scala provvisionale a pioli, diciamo, che aveva addirittura un appoggio con una specie di terrazzino, diciamo, per facilitare l'arrivo delle persone che abitavano, che normalmente risiedevano proprio a questo primo piano. E direttamente, e cosa succedeva? Che la parte sottostante si raggiungeva anche questa dall'interno e solo dall'interno, perché al momento del pericolo veniva tirata su la scala a pioli e salvaguardava la famiglia, gli uomini, ma non solo gli uomini, molto spesso anche gli animali, ovviamente quelli più facili a essere trasportati, e tutte le derrate che stavano nell'ulteriore piano superiore. Le derrate, ovviamente, cosa vuol dire? Grane, aglie, tutto quello che serviva alla sopravvivenza della famiglia nel periodo di crisi, nel momento della crisi di incrocio. Tutto questo cosa ha generato? Ha generato dei punti forti all'interno del, noi lo chiamiamo tessuto, comunque dell'aggregato edilizio precedente, e dei punti forti che pian pianino sono stati poi mutati nel tempo, costruendo altri oggetti, case, diciamo così, ulteriori all'interno di questi recinti, con una caratteristica fondamentale che evidentemente, costruendo in aggregato uno accanto all'altro, andava a finire che gli elementi di viabilità erano pochi ed erano estremamente utili al momento di una cessione
di questo fatto di essere torri, ma bensì residenze, per cui venivano utilizzati anche i piani terreni, di creare delle connessioni, delle unioni tra edifici fatti con delle terrazze, che è un'altra caratteristica fondamentale di questo luogo. Le terrazze aia, che servivano ovviamente per seccare i fagioli, le farine, le granaglie, eccetera, e terrazze aia che diventavano delle, diciamo così, dei, sono stati definiti borghi in galleria. In realtà non sono gallerie, sono la galleria è un risultato dell'edificazione, per cui molto spesso si cammina negli elementi di distribuzione sotto delle volte. Però sembra una galleria, in realtà è uno spazio utile nella connessione tra le case, perché serviva fondamentalmente a costituire quello spazio aperto a una certa quota in cui non ci arrivavano gli animali e potevano seccare grano, gran turco, fagioli, e dove veniva battuto il grano, dove veniva fatto con il val. Il signor Sergio è uno dei promotori e inventori di questa festa. Come è nata questa idea? L'idea è nata praticamente da me e da un altro mio coadiuvatore, che è uno storico, Martinelli, Giambattista Martinelli. Che praticamente è successo così. Il discorso è nato da una cosa, vedendo questa chiesa di Ponticello e la gente che si chiedeva: ma dov'è Ponticello? Dov'è Ponticello? Allora tutti a un certo punto dicono: vabbè, Ponticello, la chiesa. No, Ponticello è un paese che vive, un paese, un teatro se vogliamo, no? Allora, passeggiando per Ponticello, io e Giambattista diciamo: ma vediamo di fare qualche cosa. Abbiamo studiato questa manifestazione, l'abbiamo studiata facendo anche museale, un sistema museale, e ricreando gli ambienti, i contadini e con i vari mestieri. Per cui la gente ha risposto bene. Abbiamo ingaggiato un po' di tutto, via, dallo scalpellino, dal calzolaio, che posso dire, tutti si sono dati da fare, e questa risposta ha dato questi risultati i quali ci hanno fatto contenti di tutta questo scalpore, no? All'inizio sembrava uno scherzo, tutti a dire: ma va, non succede niente, non riuscite a fare niente. Benissimo, ci proviamo. Questi punti siamo contenti anche in queste serate, che vediamo tanta gente arrivare a fruire a questa festa qua, come dal 94, quindi sono un po' di anni, è sempre, migliora sempre anno di anno, e praticamente c'è il bello di tutto quanto, è questo stacco dal paese a altre cose nel campo, che sono uno stacco proprio totale dalla generazione a generazione. Per cui io penso che sia una cosa buona anche per tutti quanti, anche per ricordare come i lavori venivano fatti artigianalmente. Valerio adesso ci spiega cosa sta facendo. Sto facendo i braccialetti in macramè,
un'antica arte del Medioevo e anche di altre età. Praticamente bisogna fare un nodo per ogni filo, partendo dal primo, e il filo si è spostato in mezzo. E poi, prendendo sempre lo stesso filo, fai due nodi su quell'altro. E man mano ricominci da capo facendo sempre il solito turno di nodi. Bravo, immagino che qualche braccialetto lo regali poi ai tuoi amici, ai tuoi amiche. Sì, perché me lo chiedono, poi glieli do perché sono proprio tanto bravi i miei amici. È una cosa che è nata proprio per passione, sono 5 anni che mi dedico a creare bigiotteria e gioielli e poi c'è venuta proprio la passione per il marmo. Ne abbiamo tanto, è della nostra zona ed è bello, invece che usarlo solo per abbellire le cucine o per fini ovviamente un pochino più tristi quando è la fine della nostra vita, utilizziamolo come un gioiello, ci siamo detti, e così abbiamo cominciato a provare a scolpire delle pietre. Si chiama questo attrezzo? Questo si chiama mola, è il moletta, in dialetto moletta. E una volta giravano nei paesi ad affilare coltelli, e il penato maras in dialetto, o la scure, e era un mestiere che tanto per mangiare un piatto di minestra e via. Ma è faticoso, perché tutto il giorno pedalare con una gamba così.